Allora, ciao a tutti. Sto qua con un ospite molto special, ovvero Matteo. Diteglielo voi che questi, insomma, pantaloni vanno a fare, cioè, ginnastica, allenamento. Tu ti stai rendendo conto, Matteo? Quelli sono jeans corti, tu puoi andare con jeans corti in giro a correre, a fare pesi. Regola numero uno, trovate l'abbigliamento perfetto, perché se no non va bene, vero Matteo? La prossima volta vieni in tuta, già è la quarta volta io dico, eh. Pure in palestra è venuto un jeans stessere. Sto Ma che cercando. stai Sei venuto in. Oddio santo, guarda, mi do una Ma pizza. non erano jeans, erano i pantaloni della tuta, sono neri La quelli, prima cioè. volta sei venuto con i jeans e per tua fortuna non siamo entrati. Comunque, devo fare colazione. E mi sa che la faccio greve la colazione oggi perché ho molta fame. Colazione alquanto sgarrata perché mi sono preso al gelato, quindi buon appetito. Perché sei così pensieroso? Sono Vabbè, io mi. Come si dice? Incotolisco, divento una cotoletta prima di correre. Siamo sull'autobus, ma non Non so se si si tirano tutti. trova il Il conduttore. chi? Si è Il così il conduttore. physical influences. Influenzato dalla fisica, ancora non ha smaltito il trauma, non capisce che ha finito L'esame di scuola. Stato. Non si trova il conduttore. Come cazzo non so fare l'autista, O conducente. Lo stavo a dire, però purtroppo tutti quelli che mi riprendono c'hanno il Parkinson come Matteo Penga. Che in pratica non vi portate i pesi nello zaino, oppure fateli dentro casa e non a 30 km da casa vostra come faccio io. Perché non prima sbagliate fermata come fa Silvia Nobili. Vabbè, oh, cammini di più. Primo, ve sfonnate la schiena. Secondo, ve sfon. Porca troia, il coso, il cellulare. Oddio, ma sei matto, sei. No, non. No, non ce l'hai! Ventura ha ritrovato il cellulare. Vabbè, questo come ride essere umano. Vabbè, poverone, Ma te, se ridi così il bambino non lo facciamo. Ecco, questa è ha smesso di compressata. ridere così. Cioè. Questa è compressata. Vi stavo dicendo prima che mi interrompesse che, punto primo, fateli vicino casa i pesi. Secondo, non nello zaino perché vi sfondate sia la schiena che lo zaino. Terzo. Terzo, Dovete vi scambiano sapere per bene qual è la terrorista. strada. Matteo, qual è il tuo obiettivo e cosa vuoi diventare? Come vuoi diventare? Sex symbol. Ah, Matteo è il perfetto esempio di come non fare una dieta e di come non mangiare equilibrato. Perché Perché mangio lui. porcherie su porcherie? No, non è vero. Allora, lui o digiuna una settimana. Dopo quella settimana comincia a colazione, non è come me che mi piace girati, peggio ancora. Ma fa colazione con le patatine. Signorotto ha fatto colazione con patatine, cornetta alla crema e cappuccino tutto insieme. Allora, abbiamo camminato abbastanza dall'altra parte di Prato, adesso dobbiamo arrivare lì. Belle, ben belle fratte, belle. E comunque noi Non non penso sia il vostro corriamo. obiettivo, sì. Eh? Andiamo qui a fare una foto. Avanti! Sei normale! Ah, bello! No, attenzione, se potevo. Cioè, considerate che dentro a sto prato ci vengono ragazzini e gente di tutte le età praticamente, anche se oggi è isolato. E guardate in che condizioni sta. Cioè, non so se rende l'idea. Ah! Addirittura, cioè, qua uno ci si ammazza. Ma quante bottiglie, penso che dovremmo trovare un altro rifugio. Ma guardate che bello il sole, ma dove andiamo? Vabbè, io mi sto cagando sotto. C'è il nostro bambino qui. E basta con sto ragazzino! Se non si fosse capito, questo è il mio outfit. E le superstar, non so se si sono quadrate, non vanno tanto bene per fare attività fisica. Quindi cambiate scarpe e non seguite il mio consiglio, perché sinceramente io non trovo quelle nere. E poi anche se fosse quelle nere, con i pantaloncini corti non vanno bene. Quindi ho deciso di sfondarmi anche i piedi, oltre che la schiena. Cazzo ti ridi? Niente. Tu da persona estranea, che consigli daresti a una persona che vuole dimagrire? Mangiate poco, no scherzo. Non va fondo. Seguite una dieta equilibrata, fate esercizi, mangiate sano. Non andate a McDonald's. E chi invece vuole ingrassare? Tu non Mangiate, vorresti. mangiate, Tu mangiate. no. Dio. Una persona, un miracolo, guardatela. Che correndo. Laggiù. Cammina Ci tranquillamente. posso credere. Questa è Silvia che è intenta. Inventare qualcosa. Oh, guarda che questa è resistenza. E
lo stesso che mi tira l'addome. Levo il video perché penso che morirò. Poi mi volevo arrampicare su sto coso io, ma non ci arriverai manco. Cioè manco se mi annaffiano. Ha detto che lui ci riesce. Dai, metti l'asciugamano. Vai, ridenta. Cioè si è incazzato, sto cercando. Vai Matteo, ma se ti prendo in braccio tu chiamo la Canon. Boh, fallo. Ti prendo in braccio. Matteo, devi in braccio, vai. Però non sbottarite, per favore. Serio. No. Ferma, posa. Cosa? No, dalla pancia. Come male? E come? Dalle cosce. No, dalle cosce ti ammazzi. Vabbè, ci riproviamo un altro giorno. No. Cosa? Sto continuando a provarci, ma niente. Rivedendo il video di quando lo prendo in braccio mi sono sbottata a ride. Ho pensato, perché non facciamo i pesi con Matteo in braccio? Matteo, non sei felice? Da bollossare. Cioè, ci volevo... Come cazzo hai fatto? Ci sono voluta io comunque per mettere l'asciugamano là. Allora io per... Dai! Silvia, dai, aspetta. Arcuri fuori! No, allora, li prendi. Ma come? Uffa! Dai, fai... Matteo, tu che ci riesci adesso, facciamo vedere degli esercizi. Vai su, io sono il personal trainer. Adesso resta fermo e tira di su con le gambe fino... Ecco, con le ginocchia fino alla pancia, più che puoi. Tre, ne hai fatti, Matteo, ma che pappamolla sei? Oh. Dico, Matteo crede che facendone tre all'anno farai muscoli, comunque seguite i suoi consigli, vai. Vai, uno, due... 3, devi arrivare a 6. Devi arrivare a 6, cazzo! Un povero Matteo desolato che cerca l'ombra e quando ci arriva muore. E niente, siccome c'è tanto sole adesso andiamo a fare gli addominali da me, perché non si può, c'è proprio infatti. Allora, questo esercizio è un po' ambiguo, però fa bene ai glutei. Levati. Ti devi arrivare proprio da davanti, hai capito? I pantaloncini. Levati! Cioè... Aspetta. Non ho capito. Vai. Ti devi levare da davanti. Al sole. Sì, al sole, via. Ah, io l'ho fatto male. Matteo, fai le flessioni. Sì, mi è tartassato fino ad ora, adesso provo a farne tre, su, vediamo quanto di cosa è capace, così vi sentite rincuorati e cominciate ad andare in palestra anche voi. Pare il modo di mettere due pesi, Matteo. Non si fanno così, non so come si fanno. Apprezziamo lo sforzo di Matteo, aspetta, mettete un mi piace per Matteo. Matteo spiaggiato. Non so come si fanno. Matteo, ti arrendi? No. Matteo, cioè, c'è pure una palazzina che potrebbe pensare male. No, ma che è? Mi pop, ma cos'è il sonno? Anche questo video di Dimagriamo Insieme è finito, spero vi siate leggermente divertiti e un po' motivati a raggiungere i vostri obiettivi. Fatemi sapere come sta andando la vostra dieta, il vostro allenamento o qualsiasi cosa stiate facendo. E adesso vado a mangiare perché ho fame. Vi saluto, un bacio, vi si ama, e lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi. Ciao, Volpe.